Ripartenza falsa per la Virtus Biella. A cui Terme passeggia il Palas Arcelli e spugna 3-0 alla casa delle Nerofucsia e ferma la propria striscia negativa di risultati. Nessuno era ancora tornato da Biella coi tre punti quest'anno. Virtus mai in partita. Uno sconsolato coach Colombo chiama time out uno dietro l'altro, ma l'inerzia è sempre delle alessandrine. Il terzo set lo ha vissuto praticamente sempre seduto. Una partita nervosa, poco lucida, contro una squadra che ha ritrovato un'opposta e ha comprato una banda dalla Serie A di Sassuolo e che si sono viste in campo, hanno alzato il muro, erano molto molto quadrati. Noi rispetto alle partite che di solito facciamo in casa siamo stati più nervosi che determinati, ci tieni però non c'è da essere molto 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 lucidi. E purtroppo non lo siamo stati, complici loro che ci hanno messo seriamente in difficoltà. Speriamo di riuscire a ritrovare un pochettino l'andare di campionato che serve per portare a casa i punti, perché sarà complicato. Adesso già sabato prossimo è una trasferta, ma è una trasferta contro una squadra molto sotto di noi. E dobbiamo interpretarla con maggior tranquillità e maggior determinazione. E noi arriviamo da momenti di grossa difficoltà, abbiamo recuperato anche pochi infortuni che avevamo, però ci manca il ritmo, ci manca la struttura. Abbiamo cercato di risistemarla, ma dobbiamo fare molto 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 di più. Purtroppo è iniziata un po' malino la ripresa perché non abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, eravamo molto disordinate e abbiamo avuto delle carenze un po' in ogni parte del gioco, però speriamo pian piano, riprendendo la mentalità da partita, di tornare in campo un po' più potenti. Sinceramente, visto come ci stiamo allenando alla fine di questo lungo periodo, speravo un po' meglio, non mi aspettavo tutta questa difficoltà perché eravamo abbastanza cariche, però poi ci siamo un po' spente, ecco. È mancato giusto l'ordine nel rispettare tutte le consegne, diciamo, che ci eravamo dati all'inizio. Mancava qualcosa, allora cercavamo di colmare dall'altra parte e quindi si è subito creato disordine. Ma sì, siamo ovviamente contenti per la vittoria e anche perché finalmente, dopo tutto un girone d'andata in situazioni sempre di emergenza, ho ritrovato 14 giocatori, quindi questa è la cosa più importante per noi. Diciamo che la pausa a noi ha fatto bene, siamo riusciti ad allenarci, abbiamo preso un giocatore in più, ma soprattutto abbiamo recuperato tutta la squadra. La strada è ancora in salita, quindi però insomma siamo partiti bene. In Serie C il Team Volley sbanca Trecate 3-0 e conquista la decima vittoria consecutiva. Stagione da sogno per le ragazze di coach Preziosa, ancora imbattute in campionato. Weekend col sorriso anche per la scuola pallavolo biellese, che spugna Chieri con lo stesso risultato e si prende il quarto posto in classifica.